Ciao a tutti ragazzi, qui è Spartano 117 e benvenuti in questo nuovo video su Battlefield 4. Prima di iniziare però vi voglio invitare a passare dal secondo canale, il cui link troverete in descrizione, a seguire i let's play di Wolfenstein The New Order e di Watch Dogs. In futuro ne arriveranno molti altri, quindi se siete interessati passate, iscrivetevi e seguite. Detto questo torniamo a parlare dell'argomento principale del video, ossia di Battlefield 4, lo Sprayed. Che cos'è? Come è strutturato? Per Sprayed innanzitutto si intende la precisione dell'arma, l'accuracy, non so in che lingua voi lo preferiate dire. L'accuracy dell'arma è quanto effettivamente i proiettili vanno dritti, proprio banalmente. Innanzitutto, avete presente quando voi non mirate con un'arma e vedete i quattro trattini al centro dello schermo? Né sugli assi rispettivamente X e Y, voi dovete immaginarlo come cerchio. Dovete unire i quattro puntini a formare un cerchio come se fosse un fucile a pompa. Quello lì sarà il raggio, il cono in cui andranno i proiettili. Infatti, più il raggio è grosso, più l'arma sarà imprecisa. Viceversa, più il raggio è piccolo, più l'arma sarà precisa, perché comunque il buco, il puntino in cui andranno i proiettili sarà veramente minuscolo, quindi c'è più probabilità di colpire un nemico che si trovi lì al centro. Ecco, adesso una volta che avete presente bene questo cono in cui andranno i proiettili, immaginate che ogni volta che voi andrete a premere il dito sul grilletto, ogni volta che l'arma sparerà un colpo, questo sprayed, questo cerchio diventerà sempre più grande. Ed è proprio per questo motivo che con alcune armi è sconsigliatissimo di fare raffiche troppo prolungate, perché comunque dopo 10-20 colpi, questo soprattutto per le mitragliatrici leggere tipo M60 e così via, l'arma veramente avrà un raggio, un cono in cui andranno i proiettili ampissimo, e si tende a veramente mancare senza problemi il vostro bersaglio. Uno tende a prenderlo senza problemi, un'arma precisa, due colpi vanno in quel punto. Ecco, qua è la situazione opposta, sarà più facile mancarlo che prenderlo. Quindi con alcune armi bisogna conoscere bene che tipo di precisione abbia, che tipo di spray abbia. Se l'arma ha una precisione molto buona ci si può permettere di fare qualche colpo di fila, arrivare a 5-6 raffiche, mentre se l'arma ha uno spray che aumenta di dismisura senza controllo bisognerà limitarsi a fare raffiche di 2-3 colpi e poi ricominciare. Così lo spray ritorna normale, la croce, il cerchio, il cono, come lo volete chiamare, insomma, ritorna piccolo, comunque quello di partenza, si potrà ricominciare a sparare. Per quanto riguarda a livello di statistiche, il valore che definisce lo spread dell'arma, la sua accuracy, sarebbe la precisione mirata e non mirata. Non mirata è la croce che vedete semplicemente quando non state mirando, banalmente. Quella mirata invece la vedrete quando andrete a sparare, vedrete il raggio in cui vanno i proiettili. Se volete avere un'idea migliore di come sia la precisione dell'arma che stiate utilizzando, andate su un muro bianco, su un muro pulito in cui insomma riuscite a vedere i buchi dei proiettili e iniziate a sparare da una certa distanza, vedendo quanto lontani andranno i proiettili tra di loro. Per esempio il proiettile più a sinistra e il proiettile più a destra, avrete un'idea di quanto l'arma sia effettivamente precisa mirando. In parole povere, questo è il test sul muro che vi faccio in ogni guida delle armi, poche parole. Come dico sempre, inoltre, la precisione è un parametro che voi non potrete controllare. Sì, certo, potrete metterci degli accessori che ne migliorano la precisione, che ne riducono lo spray, però di base la precisione è totalmente random, voi non potrete controllarla, non è come il rinculo che vi basterà bilanciarlo con analogico o il mouse, la precisione è quel che è. Proprio per questo motivo io tendo sempre a migliorare le armi secondo la precisione e non secondo la stabilità, perché comunque la stabilità con pratica si può imparare a controllarla, mentre invece la precisione no, ci si attacca al cazzo, detto sinceramente. Per quanto riguarda invece gli accessori che migliorano la precisione, sono un accessorio sulla canna e degli accessori presenti sotto canna come impugnatura. Quello sulla canna ovviamente è la canna pesante, accessorio unico e molto odiato da molti per il semplice motivo che dà un buff alla precisione assurdo. L'arma nel fuoco mirato risulta molto più precisa, veramente molto, si nota la differenza, però ha un debuff sul rinculo verticale che è mostruoso. Il mio consiglio a carattere generale è quello sempre di imparare più o meno a controllare la stabilità dell'arma e di provare a mettere una canna pesante, soprattutto per quanto riguarda i fucili d'assalto e le carabine, perché sono le due categorie di armi che più ne hanno bisogno. Un fucile d'assalto con una canna pesante è un rinculo che si riesce a controllare proprio a livello di giocatore, è un'arma veramente forte. Si ha un vantaggio tattico, un vantaggio assoluto su chi avrà semplicemente un accessorio che ne controlla il rinculo, perché comunque se voi riuscite a controllare bene la stabilità dell'arma, la precisione vi dà un vantaggio. Voi colpirete nemici facilmente a 50 metri mentre il nemico si fermerà probabilmente soltanto a 30, e questo vi dà veramente vantaggio quando andrete a ingaggiare soprattutto dalle medie e lunghe distanze. Per quanto riguarda invece le impugnature, ossia gli accessori sotto canna da utilizzare per migliorare la precisione, ce ne sono due categorie. Quelli tozzi e a bulbo, che migliorano la penalità del fuoco automatico, in poche parole riducono questa penalità. Quando voi andrete a sparare raffiche lunghe di 10, 20, 30 colpi ad esempio, l'arma rimarrà più precisa che senza l'accessorio, però appunto si nota soltanto sulle lunghe scariche, mentre l'altro accessorio, l'altra categoria per meglio dire, ossia l'ergonomica e la verticale, servono per quando voi andrete a sparare in movimento, sia mirato che non.
Vi capiterà, ad esempio, utilizzando un M60 di avere o la mira o non averla e di muovervi mentre sparate. Ecco, questa è la tipica situazione in cui quegli accessori sono ottimali, perché comunque vi danno un buff notevole nella precisione e riducono molto lo spread nel fuoco automatico. Ovvio, tutti questi accessori si utilizzano quando si sparano raffiche prolungate, 10-20 colpi appunto. Su raffiche da 2-3 colpi diciamo che sono abbastanza inutili, perché comunque non si dà modo all'accessorio stesso di avere effetto sull'arma. Lo spread aumenta poco in quel 2-3 colpi, quindi diciamo che non è proprio utilissimo. Però a caratteri generali, appunto, quando si sparano raffiche prolungate, questi sono accessori ottimali per la precisione. Per coloro che invece sono interessati più a sapere dei valori su carta delle determinate armi, su come reggerli, su come interpretarli e cose di questo tipo, vi dico già che uno dei video futuri che ho intenzione di fare riguarda proprio la lettura e l'interpretazione dei dati, dati presi dal sito che io utilizzo per creare le mie guide, ossia Simtic, non so onestamente pronunciarlo, vi lascio al massimo il link in descrizione, e vi spiegherò bene come leggere tutti i valori per il rinculo, per lo spread e per tutte queste cose di questo tipo. Quindi non scrivetelo nei commenti, se foste interessati abbiate un po' di pazienza. Lo scopo di questo video era spiegarvi cos'è la precisione, cos'è lo spread, come è strutturato, come funziona e come farlo proprio amico invece che averlo come nemico quando andrete a sparare. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi invito ancora una volta a lasciarmi il vostro feedback, un commento, e iscrivervi se ancora non lo foste. E noi ci sentiamo tra 2 giorni con un nuovo video di Battlefield. Ciao a tutti, ragazzi!